Radio Radicale, siamo con l'ex presidente della Commissione Finanze della Camera, Raffaele Trano, Alternativa, per parlare non solo dei voti ottenuti da Mattarella, da Crosetto, ma anche del boom dei voti di Maddalena. Allora, voi avevate presentato questo candidato che alla prima votazione aveva ottenuto 36 voti, oggi è arrivato a 62 voti. Allora, che è successo? Ma è successo che c'è stata una convergenza anche di altri grandi elettori su questo nome che noi stiamo portando avanti sin dal primo scrutinio e ci fa molto piacere perché insomma noi riteniamo che il professor Maddalena è un professore che, diciamo, un personaggio che garantisce, un personaggio di alto profilo che garantisce il rispetto e l'attuazione della Costituzione. Quindi ci fa molto piacere di questo. Allora, si poteva prevedere che questi voti arrivassero da Alternativa, da alcuni parlamentari di Sinistra Italiana, da altri parlamentari del gruppo misto, si poteva pensare una 44, ma gli altri voti da dove vengono? Guardi, francamente non lo Dal sappiamo. Movimento 5 Stelle, Può darsi che qualche collega del Movimento 5 Stelle, piuttosto che piegare la scheda e riporla nell'urna, abbia iniziato a scrivere anche qualche nome di candidato presidente, e a noi fa più che piacere, insomma, come dicevo. Come ha interpretato il fatto che alcuni, mo anzi molti forse del Movimento 5 Stelle possano aver votato Mattarella? Mattarella. Beh, è noto che c'è una grande paura per molti di loro che la legislatura si chiude anticipatamente e stanno iniziando a votare l'attuale, oddio, diciamo l'ex presidente Mattarella perché vedono in lui un garante innanzitutto per il continuo della legislatura e poi non vogliono che Draghi evidentemente vada altrove, che resti nella cabina di regia di Palazzo Chigi e credo che sia questa la motivazione perché c'è stato questo grande esploit quest'oggi dell'ex presidente Mattarella. Vuole dire qualcosa su quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? Oggi addirittura Grillo ha mandato degli SMS a Enrico Mentana per smentire che lui in qualche modo aveva dato indicazione di votare Draghi e che comunque insomma lui legittima l'operato di Conte. Voi come avete visto l'azione che stanno svolgendo i vostri ex compagni di gruppo? Ma guardi, queste sono ore in cui c'è molta agitazione, però era implicito che per le prime tre votazioni andavano con le schede bianche. Ma quello che fa Grillo a noi non interessa più, tant'è che noi adesso siamo Alternativa, non siamo neanche più ex 5 Stelle, quindi sono in grandi difficoltà. Noi questo che vediamo è che all'esterno sono in grandi difficoltà, sono molto divisi. Secondo me Conte non riesce a mantenere i gruppi parlamentari, Di Maio e lui sembra di essere lui il leader de facto e quindi hanno grossi problemi interni e secondo me non riescono a garantire una congruità di voti anche già dalla quarta votazione, che è una votazione importante perché essendosi abbassato il quorum è Certo. molto più facile che ci possa essere, insomma. È molto più facile eleggere un presidente e quindi loro che non garantiscono la compattezza di questi voti sarà un gran problema. Senta, il voto di oggi significa che in qualche modo Salvini non potrà fare nessun blitz domani? No, secondo me Salvini proverà a fare il blitz domani. Su quale nome, secondo lei? Secondo me non lo sappiamo, non lo sappiamo. Lei un'idea Però, se le fa? ma secondo me su Casellati. Domani proveranno a fare il nome dei Casellati, però secondo me Salvini proverà. Ho capito. E la Meloni glielo consentirà? Ma guardi, la Meloni in questo momento vuole andare alle elezioni subito, vuole andare alle elezioni subito e quindi non modificare la legge elettorale, così che con le percentuali che oggi ha Fratelli d'Italia può incassare un numero importante di parlamentari e senatori. E gli obiettivi sono divergenti, quindi in questa fase politica io credo che non consentirà, cioè non, con loro non voteranno nessun nome
che consegue, che può, diciamo, allungare la legislatura. Va bene, grazie, Grazie ringrazio a voi. Raffaele Trano di Alternativa, grazie. Grazie a voi.